Eccoci sul ghiacciaio Presena al passo del Tonale con Katia Santus, la coordinatrice del corso Maestri Lombardia. Innanzitutto, quali sono i programmi? Cosa ci racconti, che siete proprio all'inizio di questa nuova esperienza? Ciao a tutti, sì, siamo all'inizio, questo è il primo modulo, oggi è l'ultimo giorno del modulo della percezione, adesso avremo poi una settimana di stop e ritorneremo ancora sulle piste qua del Presena per fare un altro modulo di percezione. Abbiamo delle condizioni spettacolari, oggi c'è un po' di nebbia, un tempo un po' così così, però nei giorni precedenti siamo riusciti a lavorare bene, la stazione ci ha consentito veramente di sciare su delle piste perfette, poi non essendoci gente, come purtroppo è stato poi per tutto l'inverno, abbiamo a disposizione per noi e per il corso del Trentino tutte le piste che ci preparano, quindi stiamo portando avanti il programma che avevamo pensato, va tutto bene. Certo, e quanti ragazzi e ragazze ci sono al corso? Quanti istruttori? Come siete divisi? Allora, i ragazzi sono 48, 14 femmine e il resto maschi, sono suddivisi su 6 gruppi, quindi ho 6 colleghi istruttori che portano avanti i lavori. E niente, i lavori si svolgono prevalentemente qua in pista fino a circa le 14, 13:30, 14 e poi scendiamo in aula presso il CFP di Ponte di Legno, che è il nostro ente che organizza i corsi, e procediamo con i lavori in aula. Importante in questo periodo il discorso Covid, come state gestendo questa situazione delicata? Assolutamente sì, importante. Il primo giorno di corso abbiamo avuto un esperto che ci ha illustrato tutta la situazione e tutta la procedura che dovevamo fare. Noi istruttori, come da regolamento, siamo sottoposti a tamponi prima delle partenze e nulla, tutti i ragazzi quando arrivano in pista, sia sugli impianti dove c'è il protocollo, hanno comunque l'obbligo di tenere la mascherina, hanno comunque l'obbligo di tenere il distanziamento, le solite regole, e ovviamente se c'è qualche allarme abbiamo una farmacia dove possono fare i tamponi nell'immediato e quindi possiamo arrivare direttamente alla soluzione se dovesse esserci qualche problema.